Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oltre all'arrivo del nuovo DJI Mavic 3 e forse anche delle DJI Mini 3, l'azienda cinese sta per lanciare sul mercato anche una nuova Action Cam. Dopo il successo secondo me strepitoso della DJI Osmo Action, Action Cam che per rapporto qualità prezzo è incredibile, perché rispetto a GoPro costa molto molto meno, ma con tutti gli aggiornamenti firmware ha raggiunto sicuramente un livello incredibile, anche se è stata la prima action cam per quanto riguarda il marchio DJI. Però aveva sicuramente cose buonissime, parlo di aveva perché appunto sta per uscire la nuova versione, non si chiamerà più Osmo Action ma si chiamerà DJI Action 2, quindi Osmo se ne va e rimane solo Action. Però DJI rispetto a GoPro, che ha appena lanciato sul mercato la nuova GoPro Hero 10, dove ha aumentato il peso, ha aumentato le dimensioni, sicuramente migliorato anche tutte le caratteristiche, però la cosa più fastidiosa che sta facendo secondo me GoPro, per la mia opinione, è questo aumento di dimensioni e di peso, che rende le sue action cam sempre meno adatte per determinati utilizzi, mentre DJI, sfruttando quello che hanno fatto i suoi concorrenti e unendo le idee dei suoi concorrenti, tra cui anche quella di GoPro che aveva fatto un action cam di questo tipo, non so se ve la ricordate, la GoPro Hero 5 Session, questa action cam incredibile perché qualità pazzesca e super indistruttibile, piccola, comoda, pesa circa 72 grammi, quindi è un action cam che aveva davvero secondo me tanti pregi. Ovviamente il suo limite è che non ha un display, quindi non abbiamo un display che ci permette di vedere cosa stiamo inquadrando, a meno che utilizziamo lo smartphone che si connette alla videocamera e ci permette di vedere cosa stiamo registrando, altrimenti l'inquadratura è quella che pensiamo noi che lei stia facendo. Quindi una piccola action cam che GoPro ha abbandonato, secondo me sbagliando, perché tuttora al giorno d'oggi avere un'action cam piccola così, con le caratteristiche che avrebbe potuto avere al giorno i nostri rispetto a lei che ormai ha un bel po' di anni sulle spalle, sarebbe stata davvero davvero utile, soprattutto in tanti campi di utilizzo e non per ultimo ovviamente con un drone FPV tipo questo, perché ragazzi sopra qua questa è la morte sua. Però dopo ovviamente sui droni FPV di dimensioni come questo ci si può montare un po' di tutto, però lei è ancora secondo me il giusto compromesso. Però l'idea di DJI non è solo di copiare la GoPro Hero 5 Session, ma di copiare lei, Insta360 One Air, quindi di unire il tutto e creare una cosa che non è né una né l'altra, perché lei è la Insta360 One Air, un'action cam secondo me fantastica per l'ingegnerizzazione che c'è dietro, perché è stata la prima action cam componibile, perché si scompone in tre parti e ci permette di andare a sostituire il modulo con il modulo che più riteniamo utile in base alla situazione in cui dobbiamo filmare. Però il suo limite è che il peso ovviamente e soprattutto la batteria, che è uno dei tre componenti, mentre la genialità di DJI è di unire appunto questa, ok, con questa, praticamente ha fatto un prodotto così, togliamo la batteria e ha fatto questo, quindi questo. Ma la differenza ovviamente di Insta, DJI avrà la possibilità di avere questo, cioè quindi obiettivo e display, ma soprattutto la scomponibilità che gli permetterà comunque di essere un action cam così. Quindi potremmo decidere di avere un action cam e di utilizzarla in questa maniera, e peserà circa 58 grammi, quindi molto molto leggera, quindi più leggera di quello che era la GoPro Hero 5 Session, e avremo la possibilità di utilizzarla in tantissimi ambiti in cui non serve avere peso, dove è soprattutto meglio non avere peso, quindi parliamo di un drone tipo questo, di un drone più piccolo e leggero, e anche, che ne so, su un casco per la bici, comunque nelle situazioni in cui il peso diventa fastidioso. Però nel caso volessimo usarla per fare dei vlog o utilizzarla in altre situazioni, potremmo andargli a montare la parte aggiuntiva e avremo un action cam di questo tipo con anche il display.
Quindi secondo me DJI sta sfruttando e sta unendo quello che il mercato sta secondo me davvero richiedendo, cioè action cam multifunzione, compatte ma con alta qualità. E in più DJI, ovviamente utilizzando sempre le idee di altri, quelle di Insta per esempio, avrà la possibilità, come la piccola Insta Go 2, che è un action cam che adesso sta spopolando tra gli youtuber, perché comunque ci permette di essere utilizzata ovunque senza avere peso, senza avere fastidio, e in più con la genialità di essere un action cam talmente leggera che possiamo andare ad attaccare, come sapete, qua davanti alla maglietta. E questa, ragazzi, è un plus in più per questa piccola action cam. E DJI con la sua nuova Action 2 farà la stessa cosa, avrà un action cam che sarà possibile attaccare magneticamente con un medaglione tipo quello di Insta alla maglietta, perché l'action cam sarà più sottile rispetto a una cosa del genere, ok, a livello di spessore. Quindi la genialità costruttiva di DJI sicuramente è fantastica, perché va secondo me verso la strada giusta, e quello che invece non sta facendo, a mio parere, GoPro, dove si sta portando tanta qualità sicuramente, ma sta andando un pochino a perdere quelli che sono i molteplici utilizzi che deve avere un action cam. E l'action cam, quando inizia a essere grossa e pesante, va un pochino a limitare tanti utilizzi. Questa nuova Action 2 di DJI avrà un campo visivo di 155 gradi, quindi molto più ampio rispetto, se non sbaglio, ai 128 che aveva la prima versione. Poi registrerà in 4K a 60 fps, quindi la stessa risoluzione che aveva la prima versione, però si potranno fare anche degli slow motion in 4K a 120 fps, quello che questa non riesce a fare. Avrà un bitrate di 100 megabit per secondo, praticamente come la vecchia versione, però avrà una stabilizzazione nuova, quindi una stabilizzazione che si chiamerà Rocksteady 2, e sarà in grado di addrizzare anche l'orizzonte, quello che fa anche la GoPro per intenderci, si chiamerà Horizon Steady questa funzione. Quindi ci sarà un miglioramento sicuramente da questo punto di vista, anche se questa stabilizzazione a me piace già tanto, anche se è stata la prima stabilizzazione elettronica di DJI per un action cam, era già di altissimo livello. Quindi avremo, come vi ho detto, un modulo tipo questo da 58 grammi e avremo un modulo tipo questo con il monitor, e tutte e due avranno due batterie. Quindi qua avremo una batteria 1S, mentre qua avremo una batteria 2S. Quindi questi due moduli, quando saranno uniti, ci daranno molta più autonomia rispetto a quando useremo solo, ovviamente, il piccolo modulo con l'obiettivo. E il secondo modulo, quello con il display, peserà anche lui 56 grammi, quindi avremo una telecamera che unita peserà circa 112 grammi rispetto alla prima versione, che ne pesa circa 122 grammi, quindi un pochino più leggera la nuova action cam se unita con le due parti, o meglio i due componenti. Non vedo l'ora che esca questa action cam, soprattutto per il mondo dei droni FPV sarà sicuramente una cosa super interessante, perché avere un action cam di qualità superiore a quella che è la GoPro Hero 5 Session, che ormai è un'action cam super datata, anche se è tuttora validissima, però super datata, più leggera rispetto a lei, ma con queste caratteristiche sicuramente superiori. E poi avremo la possibilità di fare quello che in certe situazioni si può fare con questa, ovviamente questa è ancora più compatta, però qua ovviamente abbiamo più minuti di registrazione, perché qua ovviamente siamo limitati dai 32 giga di registrazione, mentre qua in base all'SD che andremo a metterci avremo più minuti o meno di registrazione. Il limite sarà dato solo dalla batteria, però ovviamente anche qua c'è un limite dato dalla batteria. Quindi non vedo l'ora che esca questa DJI Action 2, perché forse la strada giusta è quella di DJI, è quella che sta seguendo Insta360, ma non trovo sia la strada giusta quella che sta attualmente seguendo GoPro. Questa è però una mia opinione. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate al riguardo, se anche secondo voi GoPro sta seguendo una strada che non è quella che vuole la clientela in questo momento, che non è quella che richiede la clientela in questo momento, meglio per completare la clientela totale che si ha e per gli utilizzi totali che deve avere un action cam. Poi magari invece mi sbaglio. Poi
tolto il discorso della qualità di GoPro, questo è tutto un altro discorso, non lo sto mettendo assolutamente in discussione. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato come sarà usando tutte queste telecamere la nuova DJI Action 2, di avervi fatto capire che cosa ha di buono, o meglio cosa avrà di buono rispetto alle altre. Se il video comunque vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre, se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!